Partiamo quindi con questa prima puntata della serie di Unsafe Speed Training dedicati alla valutazione del rischio chimico. Valutazione del rischio chimico che, come gli altri rischi, è uno di quegli elementi che il datore di lavoro deve considerare nell'ambito della sua attività. In realtà questo rischio presenta diverse condizioni, diciamo particolari, che altri rischi non hanno, anche a livello proprio normativo di valutazione dei rischi. Ma lo andremo a vedere nel proseguo del video. Prima di andare avanti, vi ricordiamo come rimanere in contatto con noi. La pagina Facebook, I'm Safe. Il gruppo Facebook chiuso Utenti di Unsafe è un gruppo Facebook chiuso, quindi i post non possono essere condivisi all'esterno e nessuno può vedere i contenuti del gruppo se non è iscritto. Quindi permette anche di avere, come dire, un rapporto tra di noi un po' più privato. Questo gruppo nasce per riunire non solo gli utenti di Unsafe, ma tante persone che svolgono mansioni legate alla sicurezza e salute dei lavoratori per darsi una mano a comprendere le norme, a come applicarle, ma anche darci una mano proprio su richiesta di lavori. Abbiamo poi il nostro account Twitter, chiocciola @imsafety, la nostra pagina LinkedIn @imsafe, ma soprattutto il canale YouTube. Canale YouTube che è ormai composto da veramente tanti video e tanti iscritti. Visto che carichiamo spesso nuovi video, vi invito a cliccare sul tasto iscriviti, in modo che quando caricheremo dei nuovi video, come la registrazione di questa sera, potrete ricevere una notifica ed essere avvisati tempestivamente. All'interno del canale ritrovate appunto tutte le registrazioni dei precedenti Unsafe Speed Training e anche di quelli che verranno dopo che li avremo effettuati. Veniamo ora al tema di questa sera, quindi la valutazione dei rischi. Vi farà magari un po' ridere, un po' sorridere, che vi abbia riportato la definizione di valutazione dei rischi che troviamo all'inizio dell'81. Eppure molto spesso notiamo un atteggiamento sia di noi tecnici che di chi esamina ad esempio la valutazione dei rischi, un atteggiamento un po' quantitativo. Cioè l'idea che la valutazione dei rischi debba per forza tirare fuori un numero. Lo stiamo vivendo anche con la nuova valutazione del rischio di incendio. Cioè, ma alla fine, qual è il livello di rischio? Beh, proviamo a tornare un attimo alle origini e vediamo cosa ci chiede, cos'è veramente la valutazione dei rischi, che è la valutazione globale e ok, documentata, di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Però la parte più importante è questa, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure ritenute, delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Cioè noi facciamo la valutazione dei rischi, il datore di lavoro fa la valutazione dei rischi al sole fine di individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma di miglioramento. Cioè una valutazione dei rischi, il cui fine è un numero, una quantità, una soglia, è fine a se stessa. Una valutazione dei rischi deve per forza terminare con una o più proposte di miglioramento, oppure una valutazione che effettivamente il rischio è minimizzato e non è necessario attuare null'altro. Il rischio chimico non fa differenza. Parleremo soprattutto nei prossimi eventi anche di alcuni algoritmi, ma questi algoritmi non devono diventare la nostra valutazione dei rischi. La nostra valutazione dei rischi è tutto quel processo che ci porta a dire come possiamo migliorare. Qualsiasi altro processo che ci porti non a dire questo, ma a quantificare un rischio, quindi a dargli una stima, una quantità, non è la valutazione dei rischi, è,
un'indicazione che ci può aiutare a creare una sorta di classifica dei rischi, quindi una serie di priorità sulle quali intervenire. Sempre all'interno dell'81, sempre nel titolo 1, abbiamo che la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi. Notate come valutazione si attua anche nella scelta di attrezzature, sostanze e miscele chimiche. Quindi il datore di lavoro che si reca presso il fornitore o fa un ordine al fornitore e sceglie un prodotto A piuttosto che un prodotto B, deve in questa sua scelta tenere conto anche della sua valutazione dei rischi. Magari c'è un prodotto che costa meno, ma quel prodotto è più nocivo e quindi obbliga il datore di lavoro ad adottare ulteriori DPI che avranno un costo. Se io tengo conto di tutti questi elementi, posso fare una valutazione anche economica realistica. Se invece non tengo conto di questi elementi, potrei ritrovarmi in una condizione per cui le scelte che ho fatto mi si ritorcono contro. E vedremo che la valutazione del rischio chimico è l'unica che si aggiorna prima delle modifiche, ma lo vedremo fra poco. La valutazione del rischio chimico la troviamo normata all'interno del titolo 9. Il titolo 9 è composto da tre capi: sostanze pericolose, agenti cancerogeni mutageni e in futuro anche teratogeni, e infine il capo 3 sull'amianto. Il capo 1 ci riporta il campo di applicazione, che è tutti gli agenti chimici pericolosi. Prima di tutto parliamo di agenti chimici pericolosi. Un agente chimico che non è pericoloso non è soggetto al titolo 9. Quindi se io ho un sapone che non ha dei pericoli correlati, quel sapone non va a finire nella valutazione del rischio chimico. Se non è pericoloso, non entra proprio nel titolo e quindi nella valutazione. Però parla anche di tutti gli agenti chimici che sono presenti sul luogo di lavoro. E qui non avremo solo quelli che abbiamo comprato, quelli che abbiamo prodotto, ma anche quelle semilavorati che si formano durante il processo della mia attività. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasporto di agenti chimici pericolosi, naturalmente fatte salve le disposizioni specifiche dell'ADR. Questo capo però non si applica all'amianto. Vedete come non si applica all'amianto, ma ai cancerogeni sì, perché gli agenti cancerogeni hanno un rischio legato alla loro cancerogenesi, per cui applichiamo il capo 2, ma hanno anche un rischio chimico, per cui applicheremo il capo 1. Ma cosa sono gli agenti chimici pericolosi? Sicuramente sono quelli classificati pericolosi, quelli che hanno uno o più simboli di pericolo, uno o più indicazioni di pericolo, quelle che conosciamo come frasi H. Ma non solo, sono anche quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al CLP, comportano un rischio per la sicurezza. Quindi io prendo il contenitore, non vedo né simboli né indicazioni di pericolo. Prendo la scheda e non trovo al punto 2 né simboli né indicazioni di pericolo. Posso buttare via la scheda? Non ancora. Prima dovrò leggermi la scheda, in particolare il punto 2 e il punto 11, per capire se quell'agente chimico, sebbene non classificato secondo il CLP, rappresenti comunque un pericolo per le persone, perché magari presenta un pericolo lieve tale da non meritarsi il simbolo di pericolo, perché come vedremo quando parleremo del CLP, i vari simboli si applicano in determinate condizioni, non in qualsiasi condizione di pericolo. Quindi se io ho una di queste condizioni devo portarlo a valutazione, altrimenti no.
Tra le definizioni troviamo anche quella di valore limite professionale. Valore limite professionale rappresenta delle soglie, un po' come per il rumore siamo abituati a parlare di 80, 85 decibel, 87 decibel e i vari valori di picco. I valori limite di esposizione rappresentano quella concentrazione in aria superata la quale un gruppo di persone mediamente sane subiscono dei danni. Veniamo a qualche esempio. Ad esempio qui trovate i valori limite di esposizione professionale previsti come allegato all'81. In realtà questo allegato non è l'unica sorgente di dati di valori soglia, ma troviamo anche altri elementi come il regolamento ACGIH, DINEL e altri regolamenti che troviamo, l'OEL, quello europeo. Qui vedete che si parla di due soglie, 8 ore e breve termine. Se prendessimo il regolamento ACGIH troveremmo tre soglie. Quello 8 ore chiamato TVA, TLV-TVA, Threshold Limit Value, Time Weighted Average, valore limite di soglia, mediato sul tempo. Breve termine è il TLV STEL, Short Time Exposure Limit, che rappresenta 15 minuti. Infine la CGIH propone per alcuni il TLV-C, Ceiling, soffitto, quel valore non superabile neanche per un secondo. Questi valori, ad esempio in milligrammi metro cubo, rappresentano la massima concentrazione di quell'agente superata la quale io, se sono esposto 8 ore tutti i giorni, subisco dei danni, anche se sono sano. Breve termine invece è quella soglia che mi provoca dei danni già dopo 15 minuti e, come vedete, è molto superiore. Nella valutazione del rischio, il datore del lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici. Quindi il primo passo che deve fare il datore di lavoro è censire gli agenti chimici presenti in azienda per qualsiasi motivo e individuare quelli che sono pericolosi da quelli che non lo sono. E valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare le loro proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza. I primi due punti sono quelli che appunto ci richiedono di andare a vedere la scheda di sicurezza e studiarci quali sono i pericoli connessi a quel singolo agente chimico. Il problema è che la scheda di sicurezza io ce l'ho sicuramente per i materiali che compro, ce l'ho per i materiali che produco, in quanto anch'io magari produco e quindi devo produrre la scheda, ma ho tutta una serie di elementi che sono gli intermedi di cui non ho la scheda di sicurezza, perché sono agenti chimici secondari che si formano nell'ambito delle mie reazioni e su queste devo effettuare uno studio specifico. In realtà anche sulle schede potrei trovarmi con delle schede troppo generali o che non entrano nel merito e non mi permettono di fare una valutazione completa. A questo punto dovrò ragionare su altre fonti di informazione, quindi database, ma anche altri strumenti bibliografici. Per quanto riguarda UnSafe, questi elementi che noi deriviamo dalle proprietà pericolose che veniamo a conoscenza dalle schede di sicurezza, lo andiamo a riportare nella casella del rischio per singola via di esposizione. Gli utenti di UnSafe noteranno che in realtà il layout è cambiato, quindi è in verticale. Ho lasciato questo per rendere più facile la visione complessiva. Quindi all'interno noi non faremo altro che copiare e incollare le informazioni che abbiamo acquisito, perché in questo momento noi prendiamo per assodato quello che ci viene detto sui pericoli connessi all'uso di un determinato agente. La valutazione continua con il livello, il modo e la durata dell'esposizione
e le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare. Per chi già è avvezzo all'uso di algoritmi quali Alpirisk, Movarisk e non solo, questi due elementi sicuramente creano un déjà vu, perché sono appunto dei parametri che andiamo a considerare all'interno di questi algoritmi. Dal punto invece di vista della valutazione dei rischi, livello ci deve indicare che come io sono esposto a quell'agente chimico. Prima di tutto la via di esposizione, perché se io ho un prodotto che è irritante per gli occhi, ma viene utilizzato all'interno di un secchio, abbondantemente diluito in acqua, per bagnare lo straccio e passarlo a terra, il rischio di esposizione oculare è decisamente molto molto remota. E se io prendo la scheda di sicurezza mi ritroverò l'obbligo di uso di occhiali, perché il produttore mi dice: essendo irritante per gli occhi ti devi proteggere. Ma poi dovrò essere io, tenendo conto delle modalità di utilizzo, a capire quando un DPI è utile o, no, o meno. Il livello, quindi la quantità, il modo in cui lo utilizzo e soprattutto la durata. Durata nel senso che gli agenti chimici, soprattutto quelli che rappresentano un pericolo per la salute, chiaramente esplicano i loro danni a seguito di un'esposizione di una determinata durata. Il fatto che io un giorno all'anno pulisca a terra difficilmente mi renderà allergico ai tensioattivi o una dermatite allergica da contatto. L'altro elemento molto importante è le circostanze, cioè le modalità. Se io ho un prodotto che viene utilizzato in ciclo chiuso, in sistema aspirato, io che sono fuori dalla macchina avrò un'esposizione pressoché trascurabile. La stessa macchina però, quando ci andrà il manutentore a fare interventi per il cambio tipo, ad esempio, e magari svuotando i canali che portano l'agente chimico, ecco che lì l'esposizione sarà decisamente diversa. Ecco, per quanto riguarda noi utenti di AmSafe, la seconda colonna, nel nuovo layout, la seconda riga per ogni via di esposizione, è quella dove noi andiamo a descrivere come durante quell'agente chimico, in quella specifica fase, come viene utilizzato e come mi può determinare o meno l'esposizione a quella via di esposizione specifica. Quindi se è presente, se non è presente, o se ci sono altre modalità. Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare. Quindi nella valutazione dei rischi, dovendo decidere, perché ricordo che l'output della valutazione del rischio è il programma di miglioramento, dovendo fare questo devo comprendere quali sono gli effetti reali delle misure preventive e protettive già adottate, e quindi se stanno funzionando, se stanno portando il beneficio e se quindi compensano magari non dover usare certi dispositivi di protezione individuale, oppure quelle da adottare. Quindi identificato un rischio residuo, individuo le misure da adottare e provo già a ragionare su quelli che saranno gli effetti positivi di quella misura, perché grazie a questo potrò capire se il gioco, l'investimento, vale la candela. Queste le andremo a indicare nell'ultima colonna, dove andremo a descrivere quelle che sono le misure attualmente previste e poi nelle conclusioni le proposte di miglioramento che il datore di lavoro potrà decidere se implementare nel suo programma di miglioramento nel DVR o meno. Tra gli altri avremo chiaramente i dispositivi di protezione individuale, che sono poi alla fine una delle misure più utilizzate soprattutto contro i rischi per la sicurezza. Nella valutazione del rischio, la norma mi dice che devo tenere conto dei valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologico. Il valore limite biologico, invece che analizzare la concentrazione in aria, permette di determinare l'esposizione in base a certi parametri biologici, un po' come succede per l'alcol dipendenza. Anche, e rimanda appunto a questi allegati di cui abbiamo visto un estratto.
In che modo però noi ne teniamo conto nella nostra valutazione del rischio? Ne teniamo conto in occasione delle indagini ambientali o personali. In questo caso noi andremo a aspirare l'aria attraverso dei sistemi di aspirazione delle pompe personali, andremo ad aspirare una certa quantità di aria, andremo a misurare la quantità di inquinante in quell'aria aspirata e da lì potremo derivare quella che è l'esposizione, cioè la concentrazione in aria di quel determinato agente. Fatto questo, se nella valutazione dei rischi avremo annotato i valori limite, potremo direttamente verificare il rispetto meno di quei valori. In questo caso, in AmSafe è prevista una sezione specifica dove poter andare ad annotare questi elementi. Questi elementi li trovate generalmente al punto 8 della scheda dei dati di sicurezza o, se non presente, in letteratura. Veniamo ad alcuni temi particolari. Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, articolo 225. Articolo 224 sono le misure generali che si applicano sempre. L'articolo 225 sono le misure specifiche, quelle che vanno applicate quando il rischio non è basso per la sicurezza e non è irrilevante per la salute. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività ivi compresa la manutenzione e la pulizia. Come dicevamo prima, la valutazione del rischio chimico non deve limitarsi alle condizioni di routine, perché in quel caso io ho tutta una serie di misure. Ma queste misure spesso non funzionano durante interventi particolari, come appunto la manutenzione, ma anche la pulizia. Quindi è importante capire quali sono le attività di manutenzione che vengono svolte e come queste possono determinare un maggior rischio di esposizione a degli agenti chimici che altrimenti sarebbero assolutamente limitati all'interno di una macchina o di un impianto. Come vedete, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che per altri motivi possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i soggetti suddetti agenti chimici. Questo significa che quando valutiamo il rischio dobbiamo tenere conto anche degli agenti chimici che vengono usati insieme. È per questo motivo che in AmSafe abbiamo previsto le fasi. Le fasi vogliono proprio tenere in considerazione il fatto che alcuni prodotti vengono utilizzati nel medesimo ambito, magari nello stesso periodo della giornata, magari uno di seguito all'altro. E cosa può succedere? Che un agente chimico irritante potrebbe rimuovere lo strato lipidico della pelle e rendere la stessa maggiormente esposta al rischio derivante dall'agente chimico successivo, che sia anch'esso irritante oppure nocivo per contatto cutaneo. Quindi quell'agente che di norma avrebbe determinato dei rischi moderati, in quel caso determina un rischio grave proprio perché prima ho avuto un'esposizione tale che mi ha predisposto a subirla maggiormente quella dell'agente chimico successivo. Quindi quando analizzate le fasi tenete conto anche del fatto che gli agenti chimici che vengono utilizzati in quella fase di lavoro possono essere diversi e avere un cosiddetto effetto sinergico. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti CLP, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. Quindi la norma specifica che il fornitore deve essere pronto anche a rispondere a domande di approfondimento, perché magari la scheda di sicurezza ci sembra sballata, perché magari troviamo che un componente presente in quantità significative in realtà ha una classificazione ben diversa da quella riportata nella scheda, perché non capisco certe cose, perché voglio approfondire. Bene, il datore di lavoro ha il fornitore ha l'obbligo di rispondere a queste nostre richieste. La valutazione del rischio può includere la giustificazione,
e la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. Questo succede solo per i rischi chimici e solo per i rischi fisici, ma è una frase importantissima perché ci permette di non dover andare a fare inutili valutazioni di dettaglio su qualcosa che sappiamo già essere estremamente ridotto. Un esempio? La sostituzione del toner in un ufficio. Non è necessario che faccia una relazione tecnica di valutazione del rischio chimico, perché so già che il rischio è estremamente ridotto, in quanto io scambio solo delle cartucce che generalmente non hanno emesso zero polvere o poca polvere e quindi posso escludere che ci siano dei rischi significativi. E non vuol dire che il toner non faccia niente, ma il toner, per l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici, posso considerare che la mia attività non rappresenta un agente chimico. Lo scrivo nel DVR e non devo fare relazioni di dettaglio. Quindi importantissimo, non è sempre necessario fare un approfondimento sul rischio chimico. È sufficiente anche il DVR. Un'altra cosa molto interessante è che nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. In realtà non parla del documento di valutazione dei rischi, ma parla della valutazione dei rischi. Ma comunque anche qui è una particolarità, perché la valutazione dei rischi di cui l'articolo 28 va aggiornata in occasione dei cambiamenti e poi il documento entro 30 giorni. Qui invece, oppure nuova attività 90 giorni, qui invece la valutazione dei rischi è giustamente predisposta preventivamente, perché non posso incominciare a fare la valutazione dei rischi quando mi metto a utilizzare quell'agente chimico. Devo averlo fatto prima per poi acquistare gli eventuali DPI, gli eventuali aspiratori, le attrezzature di manipolazione. Se invece lo faccio dal momento in cui inizio a lavorare, uno, potrei non essere pronto i primi giorni, e due, potrei accorgermi troppo tardi di non aver calcolato tutti gli elementi. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione di misure di prevenzione. Quindi adottare un agente chimico che non è stato valutato anticipatamente è contestabile proprio per il comma 6. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e comunque in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, ovvero quando i risultati a sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Un po' come la valutazione dei rischi generale. Quindi quando cambia qualcosa, cambia un agente, ma cambiano anche le modalità di utilizzo di un agente chimico, ecco che è necessario provvedere a questi aggiornamenti. La norma non impone un aggiornamento periodico come succede per i rischi fisici, anche se alcune linee guida prevedono l'aggiornamento ogni 3 anni.